Intanto vediamo qui nel backstage che si avviano verso il ring i campioni di coppia Fear e Dragorion. E il viso di Fear non è molto leggiato. Adesso Flaminia a Marcello Crescenzi. Benissimo, match riprendiamo sarà la Dynasty linea qui dal tavolo Match di commento e troviamo già proveniente tutta la squadra dall'Inghilterra pronta con per peso di iniziare il 90 kg a match del prossimo match. Posso fare un'osservazione su Prince Freddy? Dica, dica. È il primo wrestler della XTV a combattere con la mutanda. Oh, che bella osservazione! Ho paura a chiedervi altro, visto che hai notato questa cosa che a me onestamente e oggettivamente era sfuggita. Quindi non vorrei approfondire come mai tu abbia... Chiaramente è una mutanda da lottatore, cioè certo. Una mutanda professionale, voglio dire, non è una mutanda. Come quello è scontato. Comunque adesso qua il suo ingresso Fenice. E allora godiamoci la Fenice. Tra l'altro mentre lo stavo intervistando mi stava scappando qualche ritardo. Ah, veramente, cioè, si vede che è un wrestler tutto italiano, tutto nostrano, anzi tutto siciliano, sanguigno, è puro sangue. Ma Marcello, io ho una domanda per te: chi è il più forte? Lo scopriremo questa sera. Chi è il più forte? Ecco, Chris Phoenix, che è amatissimo dal pubblico. Sì, al contrario del suo compagno di coppa, Prince Freddy. Voglio proprio vedere questo Prince Freddy cosa farà qui a Draw, il suo debutto all'Extreme Italian Wrestling, lottatore formato nella palestra Extreme, la palestra ufficiale della Extreme Italian Wrestling, che vi ricordo si trova in via Bonino numero 1, per cui chiunque volesse avvicinarsi al mondo del wrestling professionistico nazionale può rivolgersi direttamente qui a noi. Ma intanto vediamo l'ingresso del primo contendente, del primo dei due sfidanti che andranno contro questa coppia atipica, come ho detto prima. Si tratta di Dragorion. Eccolo qui, campione di coppia. Esatto, uno dei due campioni di coppia. Dragorion, oggi è solo, non c'è la creatura? Guarda, io mi auguro che di non vederla, perché mi fa alquanto riflesso ogni volta che esce fuori dalla ring, così dovremmo fare pagare la spinta, penso.
ha un monolocale sotto al ring. Probabilmente perché insomma esce sempre all'improvviso da. Ma cosa sta facendo Mr. Pasan? Non lo so. Cosa sta facendo? Ah no, si è aggiunto gli occhiali, credo. Gli occhiali a quanta tipici da parte di Mr. Oggi una puntata tipica di Pro. Oggi è tutto surreale, mentre Dragorion continua il suo interesse, chiama a sé le forze oscure per contrastare il bel film che gli si pone di fronte questa sera, nell'attesa di vedere arrivare il suo compagno di coppia, cioè il mastodontico. Esatto, il wrestler da 140 kg. Signore e signori, per chi si fosse sintonizzato adesso, state assistendo a Draw, il wrestling italiano targato XTV. Ed ecco qui il momento dell'annuncio di Mr. Pasanu. Tutti pronti. E allora godiamoci l'ingresso di Tyr qui sul ring della XTV. Si prende la briga di... Scusami, ma Prince Freddy ha dei soldi messi dentro la mutanda o vedo male io? Sì, c'ha dei soldi dentro la mutanda. Noto con piacere e dispiacere allo stesso tempo e tu continui ad ammirare la mutanda. No, perché stavo pensando che se Tyr avesse bisogno di soldi potrebbe andare lì a prenderli. Ma sì, certo, è un bancomat. Un bancomat sulla ring, ma adesso comincia la contesa. Un Prince che arriva fino al paletto tra Bates e Dragorion, e serie di chop da parte del kickboxer di origine thailandese ai danni della Fenice, e adesso una carica che va a vuoto. Phoenix ribalta la situazione, la wrist lock di Chris Phoenix riversata però in un'altra hammerlock da parte di Dragorion, adesso un headlock, una presa alla testa. Stavo dicendo un'altra cosa, non ne sono accorto. Lei guarda troppo le mutande di Prince Freddy in questa puntata. Comunque, spaltata devastante da parte di Dragorion ai danni di un Phoenix che però non si dà per vinto. Evita il contatto con l'avversario. Atomic Drop da parte della Fenice. E adesso vomitata al volto e Irish Whip per mettere a destrezza il suo avversario. Facebuster! Spacca faccia ai danni di Dragorion che va al tappeto. Attenzione, entra Tyr e colpisce però per sbaglio Dragorion. Mamma mia, attenzione, entra Chris Phoenix in coppia in questo momento con Prince Freddy e vanno per una DDT tremenda che mette al tappeto 140 kg. Incredibile azione combinata da parte degli sfidanti. E tecnico sbagliato invece da parte di Tyr, che come sottolineato ha colpito il suo compagno invece di colpire Phoenix. Attenzione, Prince Freddy e Chris Phoenix sono sul ring mentre i due avversari campioni di coppia sono fuori e cercano di riordinare. Ah, hai visto? Prince Freddy si è preso il cambio, perché nei match di coppia quando un compagno tocca l'altro... Oh mamma mia, ma no! Ma che roba incredibile! Cioè, hai visto? Gli ha dato i soldi e ha detto voglio entrare io, ti pago, fammi entrare. E qui forse la sta pagando cara in tutti i sensi, Chris Freddy. Non so quanto collaborerà ancora Phoenix, perché non so se hai notato lo spistamento da parte della Fenice
E intanto fa la conoscenza del paletto anche Prince Freddy, per cortesia di Tyr e Dragonion. Attenzione, una conoscenza che penso avrebbe tranquillamente evitato, ma adesso è Dragonion che sta portando avanti l'azione, continuando a martoriare Prince Freddy fuori dal ring, il principe della XCW, a questo punto lo possiamo chiamare anche così. Credo che in questo momento forse farà bene a pagare Phoenix per entrare sul ring, perché non l'ha presa molto bene l'uomo vestito di rosso. Intanto mossa combinata adesso da parte dei campioni. Oh mamma mia, cosa vorranno fare? Attenzione, attenzione, la rincorsa, sandwich, un sandwich. E in questo caso Prince Freddy ha fatto da tutto. Sì, ha fatto da companatico e adesso si becca qualche leggera stomp da parte di Tyr, e adesso una choke illegale. Infatti il nostro arbitro si sta assicurando che venga mollata la presa da parte di Tyr, altrimenti sarebbe scattata la squalifica, perché non è un match extreme come quello che abbiamo visto in apertura. Esatto, è un match di coppia, quindi sono valide tutte le regole del wrestling. Niente strangolamenti, niente pugni con la mano aperta, c'è il punteggio fuori dal ring, insomma un match a regola d'arte, un match normalissimo, un match di coppia. E adesso oh mamma mia, avrebbe voluto che non fosse nemmeno valida la chop, credo. Esatto, attenzione perché Tyr l'ha caricato sulle spalle, prende la rincorsa e BAM! Che botta! Una running power slam ai danni di Prince Freddy, che non so se hai notato la somiglianza di Prince Freddy a quel famosissimo cantante dei Queen, Freddie Mercury, che c'è una somiglianza davvero incredibile. Sì, sì, forse il suo nome deriva anche da questo, non lo sappiamo, mentre questo povero uomo che forse in questo momento sta nettamente rimproverando se stesso per aver deciso di scendere in campo. Oh mamma mia, mi stomp intanto di Dragonion. Qui Prince Freddy sta davvero rischiando il match e non solo. Prima running power slam di Tyr, 140 kg che ti cadono addosso e incontrano quello che prendi, non è una cosa carina. Esatto, credo che in questo momento Prince Freddy non stia capendo molto di quello che sta succedendo attorno. Lo stiamo capendo però noi, e anche Dragonion ha le idee chiare, perché con un leg drop continua il suo attacco ai danni del principe. Intanto vorrei dirmi se sbaglio, Marcello, ma mi sembra di aver sentito i campioni di coppia che beffeggiano Phoenix chiedendogli chi è il più forte, quindi rubandogli la catchphrase che è solita della Fenice. Eh sì, vedi, queste sono dei mind games, dei giochi che vengono fatti proprio per intimorire psicologicamente l'avversario, e si sa che negli sport più agonistici questi sono dei mind games che fanno il più delle volte effetto. E infatti attenzione a questo rolling neck breaker del principe, che adesso forse potrebbe andare a dare il cambio a Chris Phoenix, ma no, decide di continuare lui l'azione nonostante il suo tag team partner lo stia incitando e chiamando. Prince Freddy sul palo, il salto, double accendo, no, che botta tremenda, lo intercetta con un taglio allo stomaco Dragonion. Non si dà per vinto però, Prince Freddy lo colpisce ancora con delle gomitate, evita uno spinebuster, si rispinge di nuovo, Prince Freddy all'attacco, Prince Freddy power slam. Vedi è un'ottima equazione questa. Sì, sì. Vedi la differenza, 1-2, niente, contro di due, la differenza tra le due coppie. Sono affiatati, sono esperti, lavorano in tiro e continuano a darsi il tag. Esatto. Mentre invece Prince Freddy e Phoenix, intanto Bulldog accompagnato da parte di Prince Freddy adesso. È forse il momento giusto per un cambio. Vediamo se Prince Freddy riuscirà a dare il cambio a Chris Phoenix, perché siamo davanti ad un double down, un doppio KO tecnico a torpedo. Vediamo, entrambi i lottatori hanno dato in questo momento il cambio. Entra Chris Phoenix, entra anche Tyr. Cazzottoni di Chris Phoenix ai danni del colosso della XCW. Ed ecco che comincia a cambiare un po' la musica. Prova una prima spallata, una seconda, non crolla Tyr, ma Phoenix non perde il mordente, ci prova ancora, ma se lo carica sulle spalle il colosso della legione, ma viene riversato, tentativo di uprinter da parte di Chris Phoenix, niente da fare, ancora ci ritrova. Non ci credo, non ci credo, gliel'ha fatta. Ed ecco, finalmente vedi che quando si fanno i cambi... Mamma mia ragazzi, che botta, questa non ci voleva. Chris Phoenix stroncato da Dragonion, ma ecco qui che Prince
Freddy con la Prince Lock ai danni di Dragonio. Ma attenzione, chi attenzione, è? Blizzard, uno dei nuovi prospetti della federazione, e c'è pure Antares sul ring, c'è un'invasione da parte di questi due. Attenzione, perché l'arbitro Fabrizio Spadaro ha appena dato il no contest, credo, a questo punto, il no contest di questo match. Attenzione, Blizzard solleva, mamma mia, mossa combinata, chokeslam, riversate, attenzione perché entra Tomahawk. Oh mamma mia, che sta succedendo? E qui vuol dire Special Rumble Match, Daniele. Tutti i lottatori del backstage vogliono far parte della Special Rumble. E vediamo se qui, mamma mia, Tomahawk Bottom ai danni di Blizzard, Tomahawk. E intanto mamma mia, non sta finendo più. Attenzione, c'è un altro lottatore di cui non conosciamo neanche il nome. La regia ci venga in soccorso, dateci aiuto. Sembra più un lupo mannaro. Sembra un lupo mannaro sotto tutti i punti di vista, credo. Sì, infatti ha le movenze tipiche, ma arriva anche addirittura Dominique sul ring, ed è senza camicia di forza. Qui sono guai. Intanto Chris Phoenix sta alzando Tomahawk. Chris Phoenix e Tomahawk al centro del ring. Chris Phoenix solleva Tomahawk, attenzione, lo schiaccia a terra con una delle sue mosse risolutive finali. Che emozione, ragazzi, che emozione! C'è un pandemonio sul ring mentre Dominic sta distruggendo l'uomo lupo. E lo va a schiantare contro la testa di Dragorion, mentre Chris Phoenix adesso si adagia sulla prima corda per riposarsi un po'. Prince Freddy resta a terra, intanto tutti a terra, solo Dominic è l'unico pazzo ad essere in piedi. Sì, vabbè, ma Dominic è un pazzo, quindi non si sorprende la cosa. Adesso si lancia l'inseguimento e arriva Bad Dog? Bad Dog sul ring? Sì, e va a scontrarsi contro Chris Phoenix. Hai distinto di Bad Dog, ma viene riversata in unfritter da parte di Phoenix, anzi no, è Beat the Bite, ragazzi, come recita la maglietta di Bad Dog. Beat the Crusher ai danni di Chris Phoenix, adesso prova ad effettuarla anche su Dragorio, ma viene investito da un tir durante un tentativo di Beat the Bite. Non so se abbia il chip, non lo so, credo che abbia un disco orario, però molto. Attenzione, perché qui intanto Dragorion continua l'azione ai danni del povero Prince Freddy. Mamma mia, non abbiamo capito niente in questo incontro. Complimenti a tutti gli atleti, però sì, infatti non ci hanno fatto capire un merito Kaiser Fonic. Comunque adesso Prince Freddy si becca una serie di mosse da parte di Dragorion e Tyr, che se la prendono con lui. C'è stato davvero un pandemonio sul ring. Tanto sta che la prossima settimana tutti questi lottatori che avete visto si scontreranno contemporaneamente nello Special Rumble Match, valido per il number one contender e titoli di coppia.